Non so tu, ma quando devo inchiostrare ho due certezze. La prima, che una penna usa e getta si scarichi e finisca sul più bello. La seconda, che bisognerebbe averne sempre una di scorta. Anche io ho una certezza, che con quello che costano la scorta non la faccio. Si può rigenerare una Micron come questa, non predisposta quindi per la ricarica, in un eventuale caso di emergenza? O se non addirittura per più volte? La risposta è no, nel caso la penna sia secca da troppo tempo e quindi un po' trascurata. Sì, se la ricarichi appena ti accorgi che l'inchiostro sta terminando o è appena terminato. Vediamo subito come ricaricarle e che tipo di inchiostro utilizzare per farle tornare ad inchiostrare come si deve. Come prima cosa, devi togliere il cappuccio posteriore. Sarà un pochino difficile, ma con l'aiuto di una pinza è un attimo. Tengo premuto forte ed estraggo. Ecco qua. Come vedi, sto lavorando con i guanti perché anche se il tutto è secco o quasi, non si sa mai, non vorrei macchiarmi. Estraggo la cartuccia ed è questa che dovrò andare a ricaricare con l'inchiostro. Quale tipo di inchiostro? La scelta che farai sarà molto importante sul risultato finale. Guarda. Quello per la stilografica, una volta asciutto, non è indelebile. Quello d'archivio, che si usa per i timbri per intenderci, sì. Le Micron utilizzano il secondo tipo di inchiostro, quello sottostante, nero, intenso e indelebile. Indipendentemente dal tipo di colore che sceglieremo per ricaricare la penna, dovremo fare questo. Prelevo pochissime gocce di liquido, in caso l'esubero lo rimetterò nel flacone. Dopodiché prendo la cartuccia, che altro non è che una piccola spugna a forma cilindrica. Infilo la siringa e delicatamente spingo lo stantuffo e mentre fuoriesce l'inchiostro estraggo l'ago, così riempirò in maniera omogenea la spugna. La stessa operazione anche sul lato opposto, non esagerando troppo perché la spugna potrebbe non riuscire a trattenere l'inchiostro e rischieremmo il gocciolamento. Ecco fatto! Rimpacchettiamo il tutto facendo attenzione a rimettere bene stretto il cappuccio posteriore. Se ti dovesse succedere questo significa che hai inserito troppo inchiostro, ma non c'è problema, si pulisce bene e via. Fortuna, perché a me sicuramente capiterà. Per finire, una curiosità. Potresti anche fare questa operazione estraendo la punta della penna. Ma la trovo più rischiosa, in quanto potresti danneggiare questa cannulina, molto, molto delicata. Bene, spero che queste info ti possano essere di aiuto e come sempre fammi sapere la tua. Ciao! Anzi, ciao!